tutti, grazie innanzitutto di essere, di aver accolto il nostro invito di essere presenti. Oggi presentiamo ufficialmente la giunta comunale. La giunta comunale è composta, oltre da me, che sono stato eletto sindaco, da Lillo Rodà, che avrà le deleghe concernenti le opere pubbliche e la pianificazione del territorio. Maria Luisa Ollio si occuperà di cultura e pubblica istruzione, servizi socioeducativi, pari opportunità e politiche giovanili. Sergio Malara invece ha avuto assegnato le deleghe concernenti politiche sociali, del lavoro, politiche della famiglia, politiche agricole e comunitarie. Infine Toto Stilo, che è assente purtroppo perché stamattina la moglie ha avuto un piccolo incidente, niente di grave, ma insomma ha riportato qualche lesione, è stato nominato assessore ai servizi esterni e alle attività produttive e ricoprerà anche l'incarico di vice sindaco. In questi giorni poi ai consiglieri comunali verranno assegnate le deleghe con consigliari, quindi poi ne daremo comunicazione. Intanto ringrazio tutti i consiglieri eletti perché hanno affidato a me la decisione, essendo disponibile a fare sia l'assessore che il consigliere. La giunta l'abbiamo fatta soltanto ieri, dopo una settimana, solo perché dall'inizio ci siamo messi a lavorare, a vedere qual è la situazione e cercare di affrontare quelli che sono i nodi più impellenti. Ci stiamo attivando per sistemare in qualche modo la via Marina, probabilmente la provincia ci darà un contributo di 30.000 euro per il rifacimento. Stiamo aspettando che l'ARPA effettui la caratterizzazione dell'asse della nostra sabbia e le notizie ufficiose domani ci hanno comunicato che domani o dopodomani dovrebbero essere qui sul posto. Abbiamo sospeso l'invio alla Soget dei ruoli 2011, acqua 12 e 13, i cui pagamenti erano previsti in unica soluzione il 31 luglio e il 30 settembre, quindi dobbiamo rideterminare tutta la tempistica per quanto riguarda il pagamento del canone acqua, altrimenti nel giro di 3 mesi tutti gli utenti, anche noi, saremmo stati costretti a pagare 3 annualità nel brevissimo spazio di 3 mesi. Preannuncio anche che il mercoledì 11 alle 18 si terrà il primo consiglio comunale. Quanto riguarda la giunta, si tratta di una giunta abbastanza rinnovata, abbastanza innovativa, perché il dottore Sergio Malara è la sua prima esperienza di assessore, così come Maria Luisa, dottoressa Maria Luisa Ollio e anche Toto Stilo. Accanto a questo segno di novità è giusto che ci sia anche una collaudata esperienza amministrativa che è rappresentata da Lillo Rodà. Tutti conosciamo, è stato l'unico che ha ricoperto per 2 volte l'incarico di sindaco e per 2 volte consecutive. Io volevo ribadire le deleghe assegnate al mio assessorato, un po' per continuare ciò che abbiamo detto nella presentazione della lista. Noi come obiettivo abbiamo quello di porre al centro la persona, porre al centro la famiglia, per cui abbiamo istituito, forse la prima volta a Buona Marina, anche l'assessorato le politiche per la famiglia. Inoltre un po' c'è la delega delle politiche comunitarie e delle politiche agricole. In particolar modo andrò un po' ad interessarmi del Bergamotto e degli altri
prodotti agricoli e delle altre risorse della nostra zona. Volevo spiegare questa mia presenza anomala nella nuova giunta. Io veramente non è che ero tanto d'accordo nel far parte di un esecutivo che doveva necessariamente essere rinnovato, ringiovanito. Ritornare in politica dopo 20 anni è un po' il fallimento della politica, se ci vede gli stessi, no? Però è anche una soddisfazione essere tenuto in considerazione, visto che va di moda questo, a 30 anni si è vecchi, dice bisogna rottamare. Io purtroppo ne ho 68, quindi sarei già rottamatissimo, no? Però mi ha fatto piacere che il sindaco mi abbia concesso questa opportunità di tornare a dedicarmi ai problemi del paese. Non tutti saranno d'accordo, non a tutti siamo simpatici. Avremo un'opposizione, avrete notato, democratica, ma sicuramente agguerrita. D'altra parte, non è la prima volta che... Questa volta però veniamo dopo un 3 anni di commissariamento. Un commissariamento di cattivo gusto per quello che riguarda la democrazia di questo paese. Perché secondo me ad essere ferita è stata proprio la democrazia. Cioè noi sottovalutiamo questo fatto, l'hanno sottovalutato tutte le forze politiche, che essere sciolti per infiltrazione mafiosa senza poi riuscire a individuare che significa questa infiltrazione, chi si è infiltrato, o chi li ha lasciati infiltrare, o le collusioni. Giustamente dicono spetta alla magistratura, sì, per la parte giudiziaria spetta alla magistratura, per la parte politica spetta ai partiti politici chiarire questo argomento. Perché noi adesso ci troviamo, oltre ad aver avuto il marchio di un paese formato da delinquenti mafiosi, generalizzando questa affermazione, io penso che noi non siamo nessuno, quello che è qua dentro è mafioso. Quindi noi abbiamo subito questa accusa, questa offesa, senza poterci difendere, tra l'altro. Ora dobbiamo renderci conto, per quello che io ho capito in questi giorni, che è vero che il Comune si trova in una situazione molto, ma molto difficile, ma per quello che ci ha spiegato il commissario liquidatore, siamo anche in una situazione economica che da cui potremo uscire, e anche presto, per nostra fortuna, perché abbiamo crediti per 5 milioni e 2 e dovremmo pagare i debiti per 5 milioni, visto che si è scelta una strada più accelerata nella transazione, per cui si pagherà dal 40 al 60% quello che chi più avanza questi soldi. Però dobbiamo dare questi soldi in contanti.
Quindi il comune deve provvedere a avere i soldi, consegnarli al commissario liquidatore e man mano liquidare quelle che bisogna liquidare. Cioè le previsioni non sono così negative finanziariamente e quindi la previsione che faceva il commissario liquidatore è quella che nello spazio, nel giro di un anno e mezzo, potremmo uscire. Potremmo uscire da questa situazione abbastanza complicata. Però in questi giorni che ci siamo mossi in maniera proprio vicenda, il sindaco ci ha messo un po' in pressione, soprattutto quelle che siamo un po' soffriamo di cuore, perché giustamente vuole dimostrare che le cose sono cambiate e sono cambiate. Cambieranno ancora di più e il messaggio che io adesso voglio così inviare, non in codice, ma con molta chiarezza. Noi siamo qua, siamo tornati qua per dare un contributo, io soprattutto perché il problema dei commissari e quello che è successo prima dei commissari mi ha interessato direttamente e mi ha preoccupato la noncuranza della politica, che è stata totalmente assente in questo periodo commissariale. Non ho visto grande dimostrazione, non ho visto grande assemblea, non ho visto dibattiti nel quale si faceva un'analisi della presenza di questi commissari. Credo che la dobbiamo fare. La cittadinanza deve darci il tempo di organizzarci, di leggere le carte, che sono tante, di trovarle quelle che sono scomparse e che quindi ognuno faccia il proprio lavoro con molta tranquillità. Non abbiamo avversari, non abbiamo nemici, io l'ho detto nella presentazione, personalmente mi vogliono tutti bene, io voglio tutti bene, per cui dobbiamo lavorare con molta tranquillità. Non ci sono altre possibilità per questo paese se non siamo uniti, prima di tutto uniti, e su questo campo vedo delle difficoltà, si preannunciano difficoltà non nel nostro interno, nel rapporto con le altre forze, con le altre forze politiche. Vedremo poi in consiglio comunale quello che succederà. Posso dire una cosa, collegandomi al fatto del commissariamento che c'è stato, alla posizione soprattutto dei cittadini, per quanto mi riguarda, questo marchio che ho avuto personalmente, perché è un marchio non che l'abbiamo subito a tutti i cittadini, mi ha toccato fortemente. Però diciamo la verità che loro, la commissione straordinaria, rappresentava lo Stato. E a mio parere questo Stato non ha fatto neanche per noi. E quindi a questo punto noi preferiamo l'antistato. Perché se questo mi dà tanto, noi preferiamo l'antistato, perché almeno l'antistato ci rappresenta. Cioè ci sentiamo rappresentati come cittadini. Io non faccio un discorso personale perché mio padre abita in Via Marina, perché io abito su Via Lardonale. Ma in ogni caso, essere stato non significa solo c'è un danno nel paese, allora riguardiamoci le spalle affinché non succeda nulla per le assicurazioni. E quindi noi ci siamo trovati recintati come le bolle sotto, non mi ricordo che zona, mi pare all'altezza del campeggio di Giosi Scordo, abbiamo le tavole come i recinti delle pecore. Ora, in vista dell'estate
visto e considerato che a livello economico pare che ci stiamo risollevando, vogliamo non rivivere Bonalina come negli anni 70, ma vogliamo dare un senso. Io come giornalista la mia parte la sto facendo. Posso rispondere io? Sì. Intanto correggiamo un po' quello che ha detto. No, l'antistato non anche... questa amministrazione, no, lo so. Non mi riferivo all'amministrazione. No, 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 una frase... L'ho capito, a difesa, diciamo, che abbiamo capito, ma è giusto, che spesso le amministrazioni elette democraticamente vengono sciolte e poi vengono appunto queste commissioni. Io poco fa sono stato al liceo scientifico, sono stato intervistato da un altro emittente locale e poi mi ha chiesto una battuta sulle commissioni e io alla fine, non provocatoriamente, ho detto beh, si dovrebbe pensare anche ad una forma di accesso nei confronti delle commissioni, qualora. E ho fatto un esempio che la provincia l'anno scorso con una delibera di Aosta aveva concesso al comune di Bonalina un contributo di 50.000 euro per il rifacimento del tetto della piscina. Ebbene, non hanno mai mandato la documentazione necessaria, che è una relazione tecnica, gli elaborati tecnici e l'atto amministrativo di approvazione di questi due allegati. L'abbiamo fatto noi l'altro giorno, voglio dire 10 mesi. Per non parlare poi del fatto che mi hanno detto che per ritardi abbiamo perso il finanziamento o comunque la possibilità di finanziamento per il depuratore, ma questo poi lo dobbiamo verificare. Detto questo, noi stamattina siamo stati in via Marina a fare un ulteriore sopralluogo, già uno l'avevamo fatto. Stiamo valutando, noi ancora la rete non l'abbiamo tolta perché c'è un problema di sicurezza. Ma non mi riferisco, sto precisando, così abbiamo l'occasione di dire ai cittadini quello che stiamo facendo. A questo servono le conferenze stampa. Quindi ci è dato spunto per dire questo, altrimenti l'avremmo già tolto. Abbiamo un'ipotesi, sì, che compatibilmente con le nostre risorse potremmo, diciamo, ecco, togliere sta rete. Noi non vi diciamo che lo facciamo, che abbiamo detto che non vi promettiamo nulla. Noi ci stiamo impegnando a trovare la soluzione. Per cui questo è un problema che abbiamo molto a cuore, perché l'ho detto anche la sera del comizio, noi siamo un'amministrazione popolare, parliamo con i cittadini tutti i giorni e questa è una delle richieste più, a parte più giuste, ma più pressanti che ci vengono da tutti i cittadini. Quindi ci impegniamo abbiamo optato per una buona soluzione, quantomeno migliore di questa che c'è. Poi tutto è perfettibile. Da 24 mesi tutta la presenza dell'amministrazione, intanto era già con l'amministrazione comunale, la discesa in via Marina, lato Marsuglia, c'è un tubo, qualcosa che da 24 mesi che si smonta e si rimonta. Al Siderone, al Pugliacci. Ma quello l'hanno rifatto, la discesa, la via Aldo Moro, andare via Marina. Il ponte Pugliacci, da anni che si scava. Lì lo devono completare, già l'hanno in qualche modo sistemato, però il problema di 24 mesi no, assolutamente, sì, lo so, però giusto per far capire che lo Stato c'è stato. Ah sì, sì, non ne parliamo, stendiamo un vero pietoso. Sul fronte della depurazione abbiamo notizie. Sul fronte della depurazione l'impianto di San Pasquale è stato fatto un intervento per cui non dovremmo avere particolari problemi. Il depuratore questo è, diciamo, di Contrada Vena, è sotto sequestro. Noi stiamo monitorando il sistema di impianto fognario e c'è un dipendente che in questi giorni andrà a controllare almeno 2 volte al giorno le pompe di sollevamento. In più l'ufficio tecnico aveva espletato una gara per la manutenzione per 6 mesi del depuratore di San Pasquale e dell'impianto fognario. Sono arrivate le buste in questi giorni, quindi poi ci sarà una ditta che si occuperà di queste cose, però anche qui siamo attivati.
Speriamo che i risultati ci siano. Una domanda per quanto riguarda l'ufficio tecnico, visto che la dottoressa Panella con la commissione è andata via, chi arriverà a sostituirla quindi al suo posto? Allora, noi il 90% domani faremo la prima giunta e comunque l'intenzione è quella di innanzitutto utilizzare le risorse interne, perché se parliamo della piscina la documentazione la doveva trasmettere il capo dell'ufficio tecnico, a cui auguriamo buon lavoro e buona fortuna, che non abbiamo più qui con noi. Quindi se l'esterno deve essere questo, mi tengo l'interno. Così come il depuratore. Me l'ha detto un ingegnere di Ano che lavora all'ambiente. E se posso chiedere un'altra piccola cosa, non so se è prematura, per quanto riguarda il bilancio ci sarà una delega fuori giunta? O... Il bilancio ce l'ha il sindaco, ma poi sì, no, ce l'ha il sindaco e pomeriggio faremo una riunione con il revisore, con il responsabile, perché ci sono tutta una serie di adempimenti e anche di cose da affrontare, fra cui anche stabilire tasse, tari. Bilancio 2014 e così via.